Ritrovati per una nuova. Eccoci qua, ben ritrovati sì. Tutti quanti al Nico Caputo Show. È uno show che va in onda ogni settimana su Radio Cromadina e su Radio Free Station. Radio Free Station il venerdì. Allora, in questo momento qua partiamo, c'è anche la nostra Wendy. Bye bye. Vi saluta tutti. Bye bye. La nostra assistente. Ciao Wendy. Ciao Wendy, poi qualche parola in più me la dirai più avanti, spero. Sì, sta imparando. Adesso per ora solo bye bye, dice. Poi piano piano la insegneremo, insomma, le altre parole. Ah, ecco, è a scuola, è ancora a scuola. È sì, proprio... sì. Piccoletta, perciò va bene. Perdoniamo Wendy, d'accordo. Va bene, allora qui al nostro studio abbiamo un ospite stasera, e Andrea Sena, un applauso, dai. Buonasera, buonasera a tutti. Poi c'è anche che il pubblico a Napoli è numeroso ed è sì, caldo. Sì, per sì, è Andrea sempre caldo Sena. Quel pubblico. Ma Andrea Sena l'abbiamo già sentito, amico Caputo Show. Non è la prima volta, forse è la prima volta che è in studio, ma l'abbiamo sentito. Sì, da sì, fuori. Già l'abbiamo sentito varie volte, sì, anche nelle trasmissioni successive. Una volta l'abbiamo sentito. La trasmissione precedente, scusa Nicola se ti cortesi. Sì, abbiamo sentito sia la sua intervista in una sua trasmissione, poi nelle trasmissioni successive abbiamo sentito le sue canzoni, anche se lui non c'era. Però lui aveva promesso di venire qui nello studio con la sua chitarra, infatti è qui, per farci ascoltare qualcosa. E a tutti i radioascoltatori di Radio Free Station e oltre della nostra pagina di Radio Cromatina, da dove siamo partiti con questo nostro viaggio musicale, questo nostro Nico Caputo Show. Allora Andrea, vuoi fare qualche domanda, Stefano, per Andrea?
Ciao Stefano. Sì, come al solito Andrea non se ne può andare immune, visto che nei nostri studi la domanda è, Andrea, domande strane. Sei mai salito su un palco, Andrea? No, mi viene da ridere perché penso di sì. Oddio, cioè, come no? È salito. È una domanda un po', diciamo, paradossale, no? Bravo, ecco, hai capito? L'hai fatto apposta. No, però è interessante la risposta. Hai capito benissimo, la domanda è paradossale, però sì, è importante anche la risposta. Sì, sì, tra le righe ho capito, dai, ho capito. No, certamente sì, nel senso che sono anni che calpesto i palchi, anche se a volte nella vita ci sono momenti di crisi, no, tra virgolette, se così la possiamo chiamare, e quindi ci sono a volte qui non calpesti i palchi, perché in quel periodo magari ti metti in gioco in altre situazioni per capire se poi veramente nella vita vuoi, cioè, sei convinto di fare, credi di fare quello che vuoi fare, poi inteso come lavoro, no? E quindi la musica, diciamo, in questo senso mi ha sempre tirato a sé. Cioè, nei momenti in cui ti metti in discussione, in gioco in quel periodo, poi capisci effettivamente che la tua vita veste di altri colori, no? E quindi immagini di trovarti sempre e comunque su un palco. Quindi anche quando non lo calpesti fisicamente, è come se lo calpestassi. Certo. Quindi ti posso dire, sono 20 anni che calpesto palchi, a questo punto. Diciamo che è un po' anche il discorso del Bausan, vero Stefano? Della società liquida. Sicuramente la società liquida è un discorso interessantissimo e sta a pennello per Andrea Sena, perché nella società liquida prevista da Bauman praticamente si sciolgono i valori del passato, ma qui c'è anche un elemento in più, perché mettiamoci la possibilità di far emergere proprio la specificità del nostro artista. Io direi il bruco e l'erba, perché se il palcoscenico è l'erba e il bruco non c'ha l'erba, il bruco, insomma, muore, può diventare depresso, può diventare triste, può chiudersi, può non essere. Allora questi momenti del non essere sicuramente capitano in parecchie, ora non voglio dire in ogni perché è presuntuoso, ma comunque in parecchie vite di artisti. E comunque i bruchi non muoiono, ritornano, hanno ancora dell'erba che è il loro palcoscenico, e in questo senso il Mico Caputo Show è un palcoscenico per comporre ciò che è stato nel passato e farlo vivere nel presente, farlo sentire qui e ora. Noi abbiamo tante parole, siamo speaker, cioè parlatori per mestiere, ma dobbiamo lasciare la parola agli artisti, e io voglio sentire una canzone di Andrea Sena dal vivo, Nicola. Certo, favore. Io direi di sentire direttamente. No, diciamo, allora no, per chiudere questo discorso aggiungerei, come dicevi tu, nella vita di un artista, ma anche secondo me nella vita di tutti, cioè quindi artista o non, nella vita dell'uomo. Questi momenti che ben vengano, o che ben venghino, non so come qua si voglia dire. Vengano. E nei momenti in cui ovviamente ognuno di noi deve trovare se stesso, no? Cioè, quindi non è solo la vita dell'artista, certo, la vita di un artista è quella un po' più che tocca un po' il fondo, no? Però su questo poi che ben vengano questi momenti, appunto, per far sì che uno ritrovi se stesso sia nell'uomo ma anche nell'artista. Certo, allora adesso io direi di ascoltarci un bel pezzo e quindi okay. Sentire proprio... Stasera veramente vi ringrazio per questa ospitata, anche perché ci siamo sentiti l'altra volta telefonicamente. No, il ringraziamento è dopo. Dopo, volevo fare una premessa, che sono qui con la chitarra, proprio è un piacere essere qui, certo. E quindi oggi oppure meglio stasera farò un pezzo, voce e chitarra, un po' più intimo, che non fa parte del disco che abbiamo già accennato l'altra volta, e questo pezzo si chiama Come ogni sera, guarda caso, un po' il titolo,
come ogni sera ci si ritrova qui, magari, no? Tra amici, e quindi questo volevo dire, che mi sento tra amici e mi fa piacere essere qui. Ok, allora ascoltiamo Andrea Sena su Radio Free Station, Nico Caputo Show, con... Come ogni sera. Come ogni sera. L'annuncio io, di Vai. Andrea Sena, come ogni stella, live. O- ogni sera, non ogni stella. Vabbè. Abbiamo capito, dai, vai. Perdonami, Andrea. No, non ti preoccupare, dai, ascoltiamo il pezzo, dai, vediamo... È già da sempre che ai bordi delle strade sento colpi di pistola, e chi ha paura, qualcuno fuori spara durante la notte nella città che dorme. Bevo whisky per non sentirmi uguale, senza frenare, continuo a volare, con un sogno nelle tasche da realizzare, spontaneamente e indecentemente. Vivo emozioni più o meno stabili, in situazioni incensurabili. È uno sgomento questo momento, quasi smarrito, forse un po' stanco, come rapito da un luogo astratto verso il buio, niente è sicuro. La mia caccia alla felicità continua, non mi dà tregua come ogni sera qua. Si confonde l'aspetto continuamente, senza far altro, cerco me stesso sul nello spazio, fino a che muoio io sarò destino, senza veleno, volando su nel cielo. Sento scoppiare il sangue dalle vene, e chissà dove andrà a finire. Qua, 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 qua. Passano i giorni a scrivere canzoni, è già da sempre nella mia mente l'idea di avere un sorriso in un bicchiere, ed io senza volere, no, continuo a bere. Che così io non mi sento uguale, senza frenare, no, continuo a viaggiare, con un sogno nelle tasche da realizzare, spontaneamente e indecentemente. Vivo emozioni più o meno stabili, in situazioni incensurabili. È uno sgomento questo momento, quasi smarrito, forse un po' stanco. Vivo emozioni qua, vivo emozioni qua, vivo emozioni come ogni sera. Vivo emozioni come ogni sera, vivo emozioni come ogni sera, vivo emozioni. Bravo,
Allora, Andrea Sena, bravo. Grazie. Bravo Andrea Sena. Andrea dice emozioni come ogni sera. Emozione è muoversi da, cioè stare nel posto A e andare nel posto B. E con questo movimento creiamo qualcosa, cioè il nostro passo. Per gli artisti il passo è fare una canzone, dire delle parole. Muovere e muoversi da e andare dallo stato A allo stato B, oppure dallo stato B allo stato C, e chi più ne ha più ne metta. Andrea, c'è una domanda che mi sorge in questo testo. Sì, dimmi. E riguarda il cerco me stesso sullo spazio. Questo mi interessa. Anzi, sono quasi sicuro che interessa anche Nicola, perché lo conosco da un po' più di tempo e so che lui con le stelle c'è un rapporto e c'ha tante applicazioni col telefonino che vede le stelle. Però qui non è la cosa scientifica che voglio sapere, è la cosa animistica, chiamiamola così, del cerco me stesso sullo spazio. Mi puoi dire qualcosa in più riguardo questa canzone? Ovviamente, ovviamente, cioè dico, nel senso, più che altro il testo, vuoi dire, no? Sì, sul testo. Sì, hai puntualizzato la frase, cerco me stesso sempre nello spazio, cioè nel senso, vuoi capire questo? Vabbè, il riferimento del testo era nel senso aleatorio, diciamo, del discorso, no? Quindi lo spazio è una cosa che ovviamente non possiamo toccare con mano, no? Cioè, a meno che non vai sulla Luna, nel senso che naufraghi, no, sulla Luna, e quindi, cioè, tecnicamente è possibile, però diciamo metaforicamente è una qualcosa che tu non riesci mai a poter vedere, no? Quindi è una metafora che dice cerco me stesso nel lato, nelle cose più impossibili, cioè quindi non nella semplice quotidianità, ma in qualcosa che va o ben oltre la quotidianità. Quindi era questo il riferimento, diciamo. Allora, diciamo, il verso dovrebbe essere cerco me stesso sull'infinito, perché sì, lo spazio, non ti voglio insegnare qualcosa, ma a me è stato insegnato così, spesso proprio trasmetterlo. Sì. Lo spazio ha un limite per definizione, che se io sbatto una testa nel muro faccio male alla testa, perché quello è uno spazio, un limite che dà lo spazio. Quando noi intendiamo lo spazio, come ben credo tu abbia voluto dire in questo verso, lo spazio cosmico, sì, allora, come dire, lì non abbiamo a che fare con lo spazio, bensì con il vuoto. Esatto, hai centrato il punto, sì. Trovo me stesso anche nel vuoto, no? Nel senso che a volte il riferimento di questa canzone dice sì, ok, la tua testa magari a volte vaga, no? È vuota, cioè nel senso ti trovi, cerchi te stesso nel vuoto, no? Ma anche nello stesso tempo nello spazio, che comunque è un qualcosa dove esistono le galassie, cioè nel senso è qualcosa di raro. Quindi anche inteso come questo significato, diciamo. Guarda, come dire, direi perfetto, perché sì, vuoto e spazio sono due dimensioni che si capiscono l'un l'altro. Sì. Non esiste il vuoto se non c'è lo spazio, non esiste lo spazio se non c'è il vuoto. Esatto. Okay, perciò siamo su una dimensione di, come dire, yin e yang, no? Cioè, per dirla come sì, la dico, no? In certe religioni orientali. Mm. A me interessava, in questo caso, il cantautore, naturalmente Andrea, diventeremo amici quasi sicuramente. Con grande piacere, guarda, sono veramente... Però adesso lasciamoci andare alla filosofia, sì, perché è importante. Il cerco me stesso sullo spazio,
faccio nel vuoto, quando tu l'hai scritto questa cosa, hai significare accordo, cioè un accordo con il tuo strumento, no Andrea? Aspetta, è arrivata male la parola. Sì, è il viva voce. Puoi ripetere, Stefano, scusami. Dico, l'accordo con il tuo strumento ed il verso del cerco me stesso sullo spazio. Sì. È una domanda tecnica, molto tecnica. Sì. Che ci sto chiedendo. Sì. Nel verso cerco me stesso sullo spazio, sì. Quando è caduto l'accordo... Tu suoni che strumento suoni? La chitarra, sì, questa è l'accordo della la minore. Sì. E perciò faccio un attimo quel pezzo così, sull'improvvisazione. Cerco me stesso sullo spazio con la chitarra. Cerco me stesso su nello spazio. Questo lato qua, insomma, la minore che sì. Dice questa frase, sì. 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 Allora, concentrati su la minore e uh-huh. Cerco me stesso tu nello spazio. Sì. Tu no, oddio, in realtà era così. Cerco me stesso su nello spazio fino a che muoio io sarò destino senza no. Veleno aspetta, volando aspetta, su fermo, nel cielo fermo, questa frase, no? Se no, se non ci confondiamo. Ok. Aspetta, no, ma aspetta, tu fermati là da Nicola perché tu sei dei nostri. Ok, perfetto. Ma c'è un applauso, insomma, che voglio dire. E chi te molla? No. Aspetta, spero sia un messaggio positivo in senso lato, cioè. Sì. Nel senso sto scherzando, positivo, ovviamente. Stai parlando con una persona che ha solo o quasi sempre sentimenti positivi, okay. Per gli altri io magari non ce l'avrò per me, però per gli altri ce l'ho sicuramente. Ok, allora cerco sì. Me stesso nello spazio, no? Uh-huh. sullo spazio sì, su nello e spazio poi, sì, sì. E poi c'è un'altra frase che è bellissima. Ce la puoi rifare per favore, che così riprendo il discorso. Cerco me stesso su nello spazio fino a che muoio io sarò destino. Questa? Punto. Fino a che muoio io sarò destino, cioè tu stai tentando di essere il tuo destino prima dell'argomento finale che spetta ad ognuno. Ecco, lì è un altro punto. Sì. Cazzo, pardon, sì. Siamo in diretta, però. No, infatti noi siamo in silenzio ascoltandoti perché sì. È un argomento ovviamente interessante, al di là del testo, no? Diciamo, è l'argomentazione che stiamo affrontando. No, è il testo, no? Qual è al di là del testo? No, nel senso dico, l'argomentazione è interessante. Ti piace molto, diciamo che ti piace molto questo feedback che si sta creando. Queste frasi che ho inserito in questa canzone, esatto, sì. Sono molto sentite. Interessante, sì, sì, sì. Però, Stefano, qui magari qualche altra volta ti do il numero di telefono e mi fate una bella discussione. Hai ragione, adesso purtroppo il tempo stringe e quindi noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione, siamo al 24esimo praticamente e direi di ascoltarci un'altra canzone di Andrea Sena, tra l'altro che lui ha fatto questo album Andrea Sena Dentro di me intitolato e quindi si può trovare su Disoro, sì, su iTunes, esatto. Su tutti i... Allora ci ascoltiamo una sua canzone. Adesso facciamo un brano dell'album. Dell'album, diciamo, a cui tengo particolarmente, che si chiama Sono solo al mondo. Allora, Sono solo al mondo, sì. Ce l'ascoltiamo. Andrea Sena su Radio Free Station, Nico Caputo Show. Sognati
mai vissuti sono quelli ormai perduti. Lo sai, così io guardo un tempo che va via da qui, un altro cielo sarà. Mai più sarò da solo nel mondo, nessuno mi fermerà volando su una nuvola. Lontano nel tempo qualcuno mi salverà cercando un'altra storia. Le parole come un pianto si posano sul foglio. Sono stanco, ma non ho nessun rimpianto. Capirai, e così io sento il tempo che va via da qui, un altro sole sarà. Il sole riscalderà, poi chissà la strada che arriva. Sarò da solo nel mondo, nessuno mi fermerà volando su una nuvola. Lontano nel tempo qualcuno mi salverà cercando un'altra storia, un'altra gloria. Nicola va detto veramente, come si dice a Napoli, veramente, no? Qua si apre un altro capitolo. Andrea, sì. Domanda del cavolo, però importante, i nostri ascoltatori vogliono sapere quanti anni hai. Bella domanda. Allora, io ho 34 anni. È giovane, dai, è giovane. Tanta strada ancora da... sono giovane, ma non molto giovane, però sono giovane, dai. Sei un giovane adulto. Un giovane adulto, ecco, mi piace questa cosa, un giovane adulto. Giusto. Mi piace, mi piace. Ho studiato per dire una cosa del genere. No. Allora, Andrea. Sì. Abbiamo lasciato il discorso così. Certo. Voglio informarti di una cosa soltanto. Questa trasmissione Nico Caputo Show, sì, è nata tra me e Nicola Caputo, e alla fine, dopo che ci siamo parlati, abbiamo detto facciamo i talent scout, cerchiamo di vedere chi c'è di più giovane rispetto a noi, che sa fare meglio di noi, che sa fare come noi, che sa
fare in un modo diverso da noi, no? Sì. E ci abbiamo provato e insomma è un bel po'. Diciamo in un annetto sì, abbiamo trovato più di una trentina di artisti, è vero? Ecco. Gruppo, cioè, quando abbiamo iniziato io e lui praticamente, e poi piano piano il gruppo è arrivato, insomma, si è ingrandito, e poi siamo partiti da una pagina Facebook dove mettevamo i nostri podcast, che esiste ancora, la nostra Radio Cromativa, e poi siamo passati ad andare nelle dirette di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ok. Abbiamo fatto un percorso, diciamo, di crescita, insomma. Di crescita, no? Certo. Allora, Andrea, io spero che tu sarai dei nostri nei prossimi momenti, e che tu ci possa allestare serate, trasmissioni, che tu possa... Possa avere grandi successi anche, insomma, di... Vi ringrazio, infatti, certo. Come accennavo prima, insomma, i ringraziamenti, come dicevi tu, vengono dopo, però vi ringrazio comunque sempre, prima e dopo, perché secondo me fate una bella cosa, quindi agganciandomi al discorso che dicevate prima, no? Avete creato questo spazio, che diciamo così, per tanti emergenti artisti, complimenti. E secondo me fate una bellissima cosa, quindi veramente complimenti a voi, sì. Grazie di tutto, insomma. Eh sì, perché diciamo che anche noi per un po', insomma, siamo stati pure noi cantautori, insomma, anche se nel nostro quindi, piccolo in prima persona, ci siamo resi conto, insomma, di quello problematiche che necessita l'artista, che, è una bella cosa, esatto, questa. Quindi insomma stiamo cercando appunto di dare voce agli artisti che non sono molto conosciuti, ed è una cosa bellissima, esatto. E vabbè, allora a questo punto tu resti ancora qui, insomma, con grande piacere, sì. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Gennaro Live, che è qui tra noi. Ciao Stefano e ciao a tutti. Ad Andrea Vichino, ovviamente. Sei una promessa per... Ti ringrazio. Per il prossimo ti ringrazio. Grazie mille. Allora, intanto ci ascoltiamo Ali per volare, Gennaro Raimo, dai. Immagine sbiadisce nei ricordi. Il tempo scorre somme due. Un sogno appena vissuto, e poi lontano da te, e poi così difficile volare, le ali del cuore, la luce dell'anima, e poi così difficile viaggiare. Il vento che tira, lasciati andare. Un pensiero che mi porta da te. Un pensiero che mi porta da te. Pensieri infiniti, un amore rubato in un sogno segreto, emozioni da togliere il fiato. L'anima no, 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 non si arrende. Rivivo ogni piccolo istante e so, so, so che per te è importante. Poterti spostare dove ti porta il cuore, lì ci trovi me ad aspettare, per poterti abbracciare, per poterti cullare. Un pensiero che mi porta da te, un pensiero che mi porta da te.
te. Un pensiero che mi porta da te. Grazie. Bravo, allora da Gennaro Laino. Avete ascoltato Gennaro Raimo su Free Radio Station, la radio degli italiani nel mondo. Benissimo, allora a questo punto abbiamo al telefono il collegamento dall'Inghilterra, Ciro Imperato. Ciro, ci sei? Ben trovato. Ciao ragazzi. Ciro. Ecco Ciro, ciao Ciro, come va? Ciao ragazzi, come grazie va lì? Ragazzi, Ciro. Come va l'Inghilterra? Tutto bene, voi? Tutto bene. Beh, oggi una bella giornata inglese, perfetta, pioggia, quindi classico, non mi faccio insomma mancare niente. Sì. Classico, insomma. Sì. Bella giornata proprio quando uno pensa all'Inghilterra. Che cosa pensi? Che l'Inghilterra, le nuvole con la pioggia, ed ecco che oggi è proprio inglese la giornata. Eh sì, ecco, purtroppo il clima è quello, insomma. Certo, non è il clima di Napoli. Allora, in nostra compagnia abbiamo Andrea Sena, un altro cantautore napoletano qui di Pomigliano d'Arco, e poi c'è Gennaro Raimo, già lo conosci, no? Gennaro è anche l'architetto. Che si diletta anche lui a scrivere, a suonare e a cantare. Insomma. E poi abbiamo il nostro Stefano Monteforte dalla Sicilia, eccolo qua, che è cascato poco fa. Benvenuto Ciro in Radio Free Station, e tu dal nord di Londra, perché questo è l'ultimo punto sul quale ci siamo lasciati, nel nord di Londra. Erano le basse Midlands l'ultimo punto. No, senza dare troppa indicazione adesso, dobbiamo chiedere la posizione come chiede Facebook o tutti i network, i social network. Noi siamo veramente riservati, nord di Londra, basta, ci va bene. Il Ciro, che è successo questa settimana? Cos'è accaduto di interessante? Una cosa nuova, che c'è. Ciro, dai, di tu che è accaduto. Vabbè, in pratica, dall'ultima intervista che ci siamo fatti, una bella chiacchierata, una chiacchierata molto interessante, ho tratto ispirazione per un brano, per la composizione di un brano, che proprio come di come abbiamo parlato nell'ultima intervista, questo brano parla di come la vita è un continuo muoversi, un continuo crescere, un continuo conoscere, un continuo sognare. Quindi ecco, mi sono lasciato ispirare dalle vostre domande e dalle risposte che ci siamo dati. Si era data una sfida praticamente, Ciro, e ha detto che nell'arco di una settimana su questo tema cercherò di mettere su dei versi e fare un tipo qualcosa con la chitarra. Io invece, a me mi è venuta una domanda che non ho mai fatto a nessuno, perché Ciro Imperato è uno di quelli che sa rispondere alle domande impossibili, per cui io, siccome mi è venuta la domanda, io gliela faccio, poi se può no, se sì va bene. Vai. Cosa sognano i sogni? Ciro, senti la domanda che mi è venuta in testa sto minuto, momento. Vai. Grazie Ciro, so che sta cominciando a conoscermi e mi fa piacere. Cosa sono i sogni non sognati? Ripeto. Cosa sono i sogni non sognati? Quanto sogni tempo c'ho per rispondere? No. 30 no, secondi. Non siamo a un premio, però La domanda è bella, ma mi è venuta da ispirazione. No, la domanda è bella. I sogni non sognati possono essere i sogni che ancora devi fare. Dimmi che la domanda è bella, così un po' di orgoglio ce l'ho anch'io, no? Ma cosa sono? No, è bella, la domanda è bella. Stefano, se vuoi gliela suoniamo, Ciro, Gli suoniamo la domanda anche cantata, diciamo.
Adesso aspetta un attimo, stiamo in Inghilterra, però allora faccio la sentire. Allora c'è chi nega Napoli? Guai a chi nega Napoli. Allora ci sta qui Andrea Sena che risponde alla tua domanda cantandola. Eccola qua. Eccolo che suoniamo questa domanda. Che si prende la chitarra. Eccolo qui. E naturalmente sono quelli ad occhi aperti. I sogni mai sognati. Sai, ecco qua. Era questa la risposta. Sogni ad occhi. Andrea, mi hai tolto una bella patata bollente. Scusami, non era per te, era diretta a Stefano, nel senso paradossale. Ti ringrazio Andrea. Sì. Però ci ero imparato, come vedi, qui in Italia. Noi siamo anche vicini a te, no? Non è che ti abbiamo abbandonato, lasciato oppure dichiarato disperso, no? No, ma tu hai detto che siamo tutti lontani, ma siamo tutti vicini. Perché sappiamo che tu sei un creativo, ma nello stesso tempo ti accogliamo, va? Siamo sempre italiani, siciliani, napoletani, siamo napoletani, siamo siciliani, siamo... siamo italiani, dai. Siamo italiani. Ok, allora a questo punto direi di ascoltarci questo brano che in una settimana è riuscito a fare Ciro. Ok, allora buon ascolto, si intitola Arrivederci o Benvenuto. Ciro, già lo conosciamo da qualche settimana, no? Ciro? Sì. E perciò, come dire, siamo in una situazione dialogica che ci stiamo parlando. Sì, diciamo che Ciro è, oltre ad essere
cantautore, compone anche testi e musiche per altre persone. Infatti, ultimamente la trasmissione scorsa abbiamo ascoltato Teresa Amato con una canzone. Come no? Teresa Amato, sì, l'abbiamo ascoltata. Benissimo, esatto, è stata consigliata da Ciro. Sì, e poi abbiamo ascoltato anche il DJ Mosca, che era con DJ Mosca e Michela, sì. E Michela, sì, anche un'altra tua con i tuoi testi. Quindi insomma ti dai un po'. No, adesso quest'anno, entro fine dell'anno, dovrebbero uscire altri 7 brani scritti da me per altri artisti. Sono in lavorazione su altri, oltre al mio progetto cantautoriale, anche composizione per terze persone, quindi il 2018 si dovrebbe prospettare molto 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 ricco di nuove uscite. Quindi c'è, cioè, la casa discografica è quella inglese, insomma, dall'Inghilterra? Sì, una casa discografica italo-inglese, che è una startup in pratica, con sede a Londra, Think Music Production, che sta producendo, ecco, i miei brani. Ho in progetto altri 3 singoli da pubblicare, uno il mese prossimo, e altri ancora non abbiamo previsto un piano di distribuzione, e poi sto già lavorando al mio primo album, sì, direttamente con loro, sì, registrerò qui in Inghilterra per fare un lavoro molto molto professionale e anche un po' fuori dagli schemi, ecco, per cercare di mescolare un po' le culture musicali italiane, inglese, per cercare di fare qualcosa di diverso. Sì. Il Ciro ce l'ha già detto che può essere influenzato dal Britpop, ce l'ha già detto, sì, perciò sì, noi sì, questa cosa la sappiamo. Voglio essere influenzato da tutta la bella musica. Sinceramente volevo fare i complimenti, gli auguri per questo nuovo lavoro che uscirà, sì, e mi sento di farti gli auguri. Allora Andrea, ti fa gli auguri, avete qualche domanda da fare per Ciro? No, mi veniva una domanda, mi pare di capire, il pezzo che abbiamo sentito l'avevi scritto al volo, mi hai capito male? Cioè, è stata sì, un'idea dalla settimana scorsa? Sì, sì, sì. In pratica l'ho scritto tra sabato e domenica. Ah, ok, quindi è stata un'idea al volo, diciamo. Un'idea al volo, sì, sì, sì. Sì. Mm. E sì, si ha fatto tipo una scommessa, ha detto voglio fare. Abbiamo fatto questi discorsi, sì, la volta scorsa. E l'hanno ispirato, ho capito. L'hanno ispirato, quindi lui si è messo a lavoro, insomma. Fantastico. Questa cosa. Comunque, complimenti, Ciro. Complimenti, sì, complimenti, sì, e auguri. Auguri soprattutto. Gennaro, c'è qualche domanda da fare, Ciro? Vabbè, allora noi ti facciamo i saluti, Ciro, perché comunque la trasmissione qua volge al termine, e ti ringraziamo per questa tua, insomma, interpretazione di questa improvvisazione che hai fatto, e magari ci riascolteremo quando avrai delle nuove uscite, noi siamo qui e siamo sempre a tua disposizione, lo sai, sicuramente comunque faremo ascoltare i tuoi pezzi nelle volte successive, nelle prossime trasmissioni, ok? Sono completamente d'accordo, ragazzi, con Nicola Caputo. Un po' di ascolti fanno sempre bene. Sì, un attimo, parlate una volta. Dici, Ciro, cosa stai dicendo? Sì, io vi ringrazio, perché comunque fare ascoltare la musica che uno suona, ecco, è un po' un bisogno di ogni cantautore, perché se le canzoni restano sempre in un cassetto, non riescono mai a raggiungere più orecchie per farsi sentire, così per farsi conoscere. Quindi io vi ringrazio, certo, per le opportunità che mi state dando. È importante questo. C'era Stefano, voleva dire qualcosa. Stefano? Io, Ciro, accolgo la tua bella opinione, ma poiché le mie canzoni, ma anche quelle di Nicola Caputo, oserei dire, non sono state ascoltate, né io né lui abbiamo trovato persone che vogliono facilitare la nostra ispirazione, beh, allora abbiamo deciso di farlo per gli altri. Se nessuno, certo, abbiamo creato, diciamo, le che abbiamo mie o le sue canzoni, allora facciamo qualcosa per insieme, i più, esatto, giovani, o per chi ancora non è ascoltato, perché è un reale bisogno. Diciamo, grazie per avermi riconosciuto. Sì, diciamo che abbiamo creato questa grande barca dove, insomma, mettiamo su tutti questi nostri amici cantautori come noi,
e andiamo in giro per gli oceani. A esplorare nuovi orizzonti, ecco. Esatto, a esplorare nuovi orizzonti, e chissà dove ci porterà questa barca, ok, questa certo, grande infatti. Nave, insomma, che piano piano era una piccola barca, poi mano a mano si sta ingrandendo. Praticamente Nicola Cabuto è il capitano di una ONG portando i profughi senza odore nel mondo. Ok, va bene, allora. io sono nella sua barca, lo ammetto, e anzi penso che pure il nemico Gennaro Raimo sia nella sua barca. Mi affido, no, Stefano, mi fido e mi affido. È benissimo, per cui anzi, siccome abbiamo stasera imbarcato anche Andrea Sena, Ciro, non so se ti vuoi mettere tu pure nel barcone. Ma lui già c'è. Sappiamo dove stiamo, ma non sappiamo dove andiamo, ecco. io sono sempre disponibile a viaggiare, quindi ecco, i tuoi viaggi senza meta sono quelli più belli, perché certo, ti godi il panorama, non cerchi di arrivare per forza. Certo. Ecco, l'importante è l'esserci, non è la meta, esatto. L'importante è campare, come esserci qui ed ora, certo. Campare, come diceva poi il mio grande amico Edoardo Bennato. Certo. Nicola, diamoci alla musica, certo, alla musica, perché purtroppo credo che il tempo nostro sia... Sì, va bene, allora noi salutiamo Ciro, ciao Ciro, ti ringraziamo, ci riascoltiamo le prossime volte. Ciao ciao da tutti ciao, noi. Ciao Ciro, Ciro e complimenti. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Ciro, mi raccomando, produci comunque, perché noi poi ti facciamo riascoltare. Certo. Finché non moriamo. Siamo qua. Appena ci sono novità ci fai sapere. Ciao Ciro. Ciao, certo, grazie. Noi facciamo da vi eco, manderò da tutti eco, i brani eco, prima, ecco, ragazzi. Ciro. Okay. Ciao ciao, grazie. Grande casinista. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un altro cantautore, che tra l'altro è un DJ e speaker di Radio Free Station, Fabio Varrone, che oltre ad essere un cantatore è anche un imitatore, ha scritto dei libri e ha fatto insomma dei bellissimi pezzi. Ce lo ascoltiamo, Fabio Varrone, Sotto il cielo di Modena. Buon ascolto a tutti. Guardo in alto dentro il sole e vedo gli occhi tuoi, biondo colore, il tuo sorriso più azzurro che mai, dolce sguardo e grandi idee sono davanti a me, negro fluido di vita, tu sai sempre che sotto il cielo di la vita più dolce che mai, sotto il cielo di Modena, il respiro più dolce lo sai, sotto il cielo di Modena, sorridere lontano dai guai, sotto il cielo di Modena, negli occhi un'alba vedrai, domani diverso un profumo più intenso avrai, domani diverso un profumo più intenso avrai. Apre i volti di gente che un cuore ce l'ha, profumo di buono nell'aria, uno sguardo verso l'anima, più ti guardo e più mi innamoro, il tuo cuore è come oro. Ti vedo senza mai voltarmi indietro, guardo il sole e tu ci sei davanti agli occhi miei, sotto il cielo di Modena, la vita più bella che mai, sotto il cielo di Modena, il respiro più dolce lo sai, sotto il cielo di Modena, sorridere lontano dai guai, sotto il cielo di Modena, negli occhi un'alba vedrai, domani diverso un profumo più intenso avrai,
diverso, un profumo più intenso avrai. Bravo, un applauso per Fabio Varrone. Vorrei far ascoltare una canzone breve del nostro carissimo Pierre Macchiè, Ma sposo. Buon ascolto. La mia ragazza è corta e chiatta, è molle e moscia, pelosa e raggia. E la fette ne scelle, ma fa una pasta e patane, che a fine romunna, la prova la scorsa e formaggia. La famiglia era nonna, può fa parmigiana, e a pizza e scarola, è la regina della cucina. La mia ragazza è corta e chiatta, è molle e moscia, velosa e raggia. E la fette ne scelle, ma che la tene una casa e proprietà, non fa l'affitto e fa fatica. E poi quando torna pulezza e cosa, e non una lascia, gli ha chiesto ma sposa. Allora, grande Pierre Macchiè. Dovete sapere che Pierre Macchiè è praticamente una... Dovete sapere che Pierre Macchiè è una, praticamente un artista di strada che va in strada con un mandaviolino creato da lui, che fa sia da violino che da mandolino, e compone dei componimenti, dei concerti che fa sentire ai passanti. E c'è una marionetta uguale alla sua faccia, che la mette a terra, e praticamente con dei fili fa muovere. Fantastico. E lo potete trovare in giro per Napoli, è un grande artista anche lui, insomma, veramente. Allora, a questo punto, Stefano, siamo arrivati qua in conclusione, e vorrei far ascoltare Ciro Spanò, il nostro carissimo Ciro Spanò, che anche lui va in giro. Aspetta, io amo Ciro Spanò, è nostro amico di Radio Cromatina, di Radio Station sicuramente. Però abbiamo invitato Gennaro Raimo. Gennaro Raimo, già abbiamo ascoltato una sua canzone prima, e cioè, purtroppo adesso siamo alla fine, ci dobbiamo salutare. Appunto, ma no, dimmi. Facciamoglielo annunciare a Gennaro Raimo. Allora, Gennaro Raimo, allora annunci. Ma Gennaro Raimo è uno speaker. Vai, Gennaro Raimo annuncia Ciro Spanò o Specchio. Ciro Spanò o Specchio. Buon ascolto. Ecco. Guarda fa, o che sua chiesa senza luce, esce fuori da me bacia. La che sta pesando faccio muro, tu ci specchieghi, non vuoi guarda. Esce a bavuti, si che la camera ste a buci. Verità, quanti suoni sono le vinte in mano. Amore, amore, non so fare.
sola si nasconda, o nasce se non torna. E guarda fa, un becava tutto bene, perché ci da torna a me. E chi crede non si stanca e cerca, voglio solo sentire la moneta appartenga ancora, croce d'amore, la fuori è peccata, fammi campare, fammi morire, brinda l'ultimo sospiro più carna. Un passo si non torna. Allora, su questa canzone noi vi salutiamo. Nico Caputo dallo studio di Napoli. Un applauso per tutti. Dallo studio di Siracusa. E vi auguriamo a tutti un grande abbraccio. Sì, salutano anche i nostri artisti, stanno crescendo. Sì, salutano. Ascolterete cose nuove, cose nuove, cose nuove. Le voci giovani si stanno facendo avanti. Grande Stefano! E poi, c'è anche, bye bye. C'è anche la Wendy. Bye bye. Ciao Wendy. Bye bye. Voi sarete presenti. Ciao a questa tutti. Nuova performance di Free Radio Station. Radio Free Station. Allora saluta pure Stefano Monteforte. Saluta. Ciao Stefano, saluti. Grazie per avermi invitato. Nico, grazie a Nico, grazie a te. Allora saluti da Andrea. Piacere di aver conosciuto Gennaro. Piacere mio. Saluti. Ciao a tutti, Gennaro Radio. Saluti da Ciao, Rosa. Buonasera a tutti. Vi aspetto nelle serate, nel tour che sto per organizzare, poi vi terrò informati. Grazie per benissimo l'ospitalità. Allora, ciao a tutti, Nico Caputo. Ti prometto che ti promuoveremo. Ok. Ciao a tutti, Nico Caputo Show, alla prossima. Bye bye.